10 settembre. Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili. Tutte le cose di buona fama, quelle in cui ha qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4:8. Custodire la mente. Ogni azione che compiamo si origina nella mente. Per questo è opportuno vegliare attentamente sui propri pensieri affinché le proprie opere risultino gradite nella presenza di Dio. In proposito, la Bibbia ci dà delle indicazioni molto precise. Devono diventare oggetto dei nostri pensieri le cose vere, non le fantasie o i punti di vista umani, ma la verità rivelata nella Scrittura, la parola di Dio. Le cose onorevoli, quelle che per la loro dignità e nobiltà ben si addicono al carattere e alla vocazione cristiana. Le cose giuste, conformi alla volontà di Dio e alla correttezza nei rapporti con gli uomini. Le cose pure, quanto non ha a che fare con il peccato e non macchia la coscienza e il carattere. Le cose amabili, cioè ispirate dall'amore di Dio nella nostra vita. Le cose di buona fama, non ritenute tali dagli uomini, ma dal Signore. Le cose in cui ha qualche virtù e qualche lode, ovvero tutto quello che risulta gradito e approvato da Dio. La mente si nutre di tutto ciò con cui si alimenta. Badiamo a ciò che ascoltiamo, leggiamo o vediamo. Soprattutto cibiamoci regolarmente con la parola del Signore ed i nostri pensieri saranno sani e produrranno una condotta approvata da Dio. Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.com.